Cioè, lavoro è lavoro. Ora, è evidente che per un lavoro di concetto, per un lavoro di riflessione, di coordinamento, per un'attività impiegatizia, è probabile che occorra conoscere bene l'italiano. Ma come per il bel canto è bene conoscere l'italiano, non è obbligatorio conoscere il tedesco o l'ungherese, noi a un tenore chiediamo che abbia una bella voce e che canti le arie delle opere liriche prevalentemente italiane. Se non conosce un'altra lingua, non diviene un buon cantante. Non chiediamo di conoscere il latino o l'italiano o l'inglese a un pugile. A Carrera, mitico pugile, e a Cassius Clay, nessuno ha chiesto di conoscere bene l'inglese, l'italiano, il francese per essere un buon boxer. Allora, se uno è un calciatore, gli chiederai di essere capace, essere un atleta, giocare per una squadra con ottimi risultati, e se tu hai un problema che è legato a una legge sicuramente sbagliata, come non ho sbagliato le leggi razziali, la legge dice che per diventare cittadino italiano devi conoscere bene l'italiano. Sì, ma se uno fosse muto, se uno fosse un grande pugile, un grande calciatore muto, cosa gli servirebbe? Non potrebbe diventare cittadino italiano, essendo un giocatore riconosciuto in una squadra importante, come Suarez, di cui si parla in questi tempi, perché è muto? Allora, per cantare non occorre conoscere altro che la lingua in cui si canta. Per fare il calciatore o il boxer non occorre conoscere la lingua italiana. Se uno fosse muto potrebbe essere comunque un buon pugile e un buon calciatore. Quindi dov'è lo scandalo? Lo scandalo è che molti altri hanno avuto maggior severità nel giudicare la loro conoscenza della lingua, mentre hanno chiuso un occhio per Suarez. L'Università per Stranieri di Perugia ha riconosciuto con una falsa dichiarazione, questo è l'errore, questa è la ragione dell'indagine giudiziaria, un falso in atto pubblico. Hanno promosso e hanno certificato la conoscenza della lingua italiana per uno che non la conosceva. Benissimo, e questo è il reato. Ma perché Suarez dovrebbe conoscere la lingua italiana? Per quello che fa gli è necessario? Io posso riconoscere cittadino italiano chiunque abbia il diritto per quello che fa, per il suo merito. Non è che siccome le regole valgono per tutti, io chiedo la conoscenza della lingua di Dante, di Manzoni, a un signore che non lo conosce, che non conosce la lingua, perché ad altri l'ho chiesto. Occorre sapere cosa fanno gli altri. Quindi, di fronte a questo incredibile caso, bisogna ritenere che alcune leggi siano sbagliate. A un calciatore, a un tennista, a un boxer, conoscere la lingua del paese in cui fa sport non è necessario. E quindi le ragioni per cui Suarez merita di essere cittadino italiano non sono legate alla sua conoscenza della lingua, ma al motivo per cui lui è in Italia, a quello che gli si chiede. Quindi è difficile immaginare che noi dobbiamo dire, siccome per gli altri siamo stati severi, l'università ha fatto un grave reato perché non è stata severa con lui. Ma nel dargli la cittadinanza, quindi evidentemente c'è una legge che limita le cittadinanze e le subordina alla conoscenza della lingua italiana. Certamente nel 90% dei casi è bene, è meglio che uno straniero conosca l'italiano, ma se tu non sei qui a fare lo straniero che vive la vita civile quotidiana, ma sei qua perché sei un grande sportivo, il fatto che tu abbia qualità e doti come sportivo è sufficiente. Non c'è bisogno che tu parli bene l'italiano per essere un buon calciatore. E quindi bisogna emendare, cambiare quella norma, ma non pensare, ah sì, a lui hanno fatto un favore, a lui non è una laurea come quella del figlio di Bossi, non è, perché il merito di questo signore, di Suarez, precede quello che è poi il requisito di conoscere la lingua italiana, perché non per la sua conoscenza
è in un campo diverso da quello dei rapporti sociali, lui è venuto in Italia. Quindi a chi gioca con i piedi, a chi usa le mani, a chi fa sport, l'essenziale è che sia garantito di darci felicità, divertimento, piacere e per lui la funzione di essere utile alla sua squadra. Ma che conosca la lingua italiana o non la conosca, cosa c'entra? Ecco, io credo che il tema va affrontato in questi termini e che, benché sia stato irregolare, quello che è stato fatto per Suarez è logico. Era sbagliato non dargli la cittadinanza perché l'ha meritata con i piedi, non con la testa. E quei piedi però valgono più di qualunque testa.